Sì. Su 10 volte si presenta il progetto di Fisi Deposito ODP, l'attrice, la professoressa Silvia Spigiotti, a cui lascio la parola per una breve introduzione per questo. Ok, allora come diversi studenti qua sanno, hanno molto seguito le tesi che si occupano del rapporto tra grafica e musica, ma il caso della ricerca di Tobia è parecchio diverso, perché quello che lui ha fatto è stato, certo, a partire dall'attività del gruppo musicale, ma è stato trasformato poi nell'andare ad analizzare un mondo, il titolo provvisorio inizierà l'universo di qui, che è pieno di riferimenti estremamente stratificati, ed è attraverso proprio la ricostruzione di tutti questi riferimenti che lui ha fatto in maniera estremamente analitica, ma che poi riesce a dare una visione d'insieme, perché la completezza di queste due cose mi piace molto, che alla fine ha fatto un vero progetto editoriale, proprio, che non è semplicemente un contenitore di ciò che ha trovato, ma c'è proprio una forma di ricerca su questo materiale. Quindi adesso lascio la parola a lui, che sarà in grado di spiegarvi molto meglio in che cosa consiste. Grazie. Allora, la mia tesi parte dall'analisi della storia dell'identità e del materiale grafico e geografico della band of Fagadisco Punks. Tale materiale diventa poi un pretesto per analizzare anche temi legati a questo materiale, come la New Wave e l'Underground italiano negli anni 80, e il rapporto che storicamente c'è stato tra il Partito Comunista Italiano e la Regione Emilia-Romagna. Quindi la tesi ricostruisce lo scenario grafico, musicale, sociale e politico all'interno del quale si inserisce questo catalogo e poi fa un ragionamento sull'importanza storica e progettuale che questo catalogo ha. Questi sono gli Offlaga Disco Punks, gruppo di Reggio Emilia attivo tra il 2003 e il 2014, l'anno della prematura scomparsa di uno dei membri del gruppo, quello sulla destra, che era Enrico Fontanelli, anche il grafico del gruppo. E la loro musica affonda le radici su sonorità new wave e elettronica anni 80, e la loro particolare caratteristica è quella di raccontare queste storie molto personali che si intrecciano a vicende storiche più ampie e hanno quasi sempre un riferimento al mondo socialista e capitalista, e socialista e comunista. Lo fanno con raccontano queste storie con ironia e autoironia, in modo da, diciamo, da non cadere nella retorica. Quindi dopo l'introduzione si ricostruisce lo scenario grafico e musicale, come dicevo, la new wave e underground che si legano al catalogo dal punto di vista dell'approccio, mentre la grafica digitale, che dove poi arrivo concludendo questo scenario, si lega al catalogo dal punto di vista della grafica, dell'immagine visiva, diciamo. Sono partito ricostruendo questo scenario da Bologna, che alla fine degli anni 70 è la città che è più in fermento culturale e musicale, è anche il luogo da cui parte la new wave e poi si espande in tutta Italia, come creando quindi la scena fiorentina, la scena di Pordenone, la scena di Rimini, Milano, eccetera. È interessante vedere come a seconda delle città in cui si sviluppa la new wave cambia forma, si mescola con altre questioni come l'arte, la grafica, altri tipi di musica e così via, creando quindi un immaginario con cui ancora oggi facciamo i conti. Poi ho individuato alcuni progetti e progettisti della grafica digitale che secondo me hanno influito molto sul catalogo degli ODP. Per dirne uno, lo studio The Designer Republic, attivo tra gli anni 80 e gli anni 2000, uno studio inglese fondato da Ian Anderson, che proveniva dalla cultura New Wave, quindi ci fa capire come per molti è stato un passaggio quasi naturale quello dalla New Wave alla grafica digitale. Poi ho ricostruito lo scenario sociale e politico, quindi il Partito Comunista e la porta dell'Emilia-Romagna, come dicevo. Qui sono partito dall'immediato dopoguerra, periodo in cui l'Emilia-Romagna, come tanti altri luoghi in Italia, passa dall'essere una società contadina a una società industrializzata, con tutte le conseguenze del caso, quindi la nascita delle industrie, la nascita delle lotte per i diritti dei lavoratori, manifestazioni e così via. Poi ho analizzato il rapporto tra cultura e Partito Comunista, cioè come il partito ha divulgato un certo tipo di cultura. Poi non mancano le critiche al partito fatte alla fine degli anni 70 dei gruppi giovanili, come il Movimento del 77,
che ha contribuito un po' a creare una situazione di instabilità che si è mescolata ovviamente con gli anni del terrorismo, che sono poi sfociati con la strage di Bologna del 1980. E poi nel 1980 vedono la fine dell'ideologia e la sparizione dallo scenario politico dei cosiddetti partiti di massa, tra cui c'era anche il Partito Comunista Italiano. Poi si passa al catalogo vero e proprio, che ho deciso di aprire con la creazione di uno strumento che serve per analizzare più in profondità questo catalogo e per capirne i riferimenti. Questo strumento è un glossario testuale e visivo, formato da dei termini che ho estrapolato dalle canzoni degli Offlaga. Quindi questi termini non sono altro che personaggi, situazioni, luoghi, avvenimenti che contribuiscono a creare l'immaginario degli Offlaga Disco Pax. Ognuno di questi termini è formato da un'immagine, il codice identificativo che poi capiremo cosa serve, il nome del termine, l'anno in cui viene creato questo termine all'interno dell'immaginario ODP, la canzone che contiene il termine, l'album che contiene la canzone e la descrizione del termine. Quindi ci sono tutta una serie di pagine che creano questo glossario, che serve come proprio strumento per orientarsi dal punto di vista semantico e concettuale. Poi il catalogo delle proprie è suddiviso in quattro periodi, quattro sezioni, ognuna delle quali corrisponde all'uscita di un album che loro hanno prodotto ovviamente. E ognuna di queste sezioni è aperta da una raccolta di citazioni, di interviste che ho fatto personalmente a importanti figure della scena New Wave e Underground italiana negli 80 e figure storiche del Partito Comunista che hanno operato in Emilia Romagna. Quindi anche questo secondo me diventa un ulteriore strumento per capire i riferimenti che ci sono all'interno del catalogo. E ovviamente questo gruppo di pezzi di interviste che ho inserito è inserito in una determinata sezione perché ha a che fare con il materiale presente in quella sezione. Questo è come viene mostrato il catalogo vero e proprio. Quindi sulla destra c'è l'elemento che può essere un manifesto, un album, un videoclip e altro, e sulla sinistra ci sono delle informazioni che chiudono un po' il cerchio di tutto, cioè il nome dell'elemento che non è stato difficile assegnare perché già Enrico Fontanelli lo inserisce in ogni grafica mettendo questo codice cancelletto più un numero crescente, e questo è interessante perché storicizza il catalogo e lo rende anche estremamente coerente. Poi c'è il riferimento al glossario, qui ci sono quei codici identificativi che dicevo prima del glossario. Ogni termine del glossario quindi ha un codice, e se noi troviamo qui un codice o più codici significa che l'elemento che stiamo osservando ha dei collegamenti con i termini presenti nel glossario. Collage e protezione grafica sono due voci che ci dimostrano come più dell'80% di questo catalogo si usi questi due approcci, diciamo, e quindi ci fa capire anche come visivamente è strutturato questo catalogo. Tipologia ci dice che cos'è, in questo caso una locandina. Riferimento visivo ci dice qual è il riferimento visivo più importante che l'elemento che stiamo osservando mette in atto. Siccome sono tutti riferimenti o alla linea rossa o alla cultura New Wave Underground o alla grafica digitale, questa voce è quella direttamente collegata alla prima parte, quella di ricerca storica. In questo caso, per esempio, il riferimento è una struttura di Henry Zinsky fatta nel 1920 come tributo a Lenin. Quindi si può dire che il riferimento è all'Emilia Rossa. Ovviamente i riferimenti cambiano tutte le volte, a volte non ci sono perché non c'è nessun riferimento all'interno della grafica, altre volte invece sono riferimenti che ho suggerito io, soprattutto quelli grafici, e li ho suggeriti perché credo che sia importante capire quali collegamenti ci sono anche dal punto di vista grafico. Queste sono alcune pagine del catalogo, e il catalogo è composto da 163 elementi che sono locandine, manifesti, libretti distribuiti a concerti, videoclip, album, sito web e logo. Quindi questi elementi creano anche un rapporto diverso con l'utente, più o meno empatico si potrebbe definire. E ho deciso di chiamarlo proprio catalogo materiale perché è composto da questi elementi materiali e immateriale perché, come ormai abbiamo capito, è composto da tutta una serie di sottintesi, rimandi grafici, visivi,
politici, sociali e culturali che sono fondamentali conoscere per comprenderlo fino in fondo. Enrico Fontanelli elimina completamente diciamo, i cliché usati nella grafica legata alla musica, come le fotografie dei componenti della band, e usa questo layout molto preciso e ricorrente in cui inserisce immagini create con il collage che formano delle situazioni ironiche e surreali, oppure usa delle immagini che di cui si riappropria e le usa così perché le considera elementi iconici. Usa un solo carattere che è sempre quello, l'Arial, e attraverso la grandezza di questo carattere gerarchizza le informazioni. Lo usa con un kerning molto stretto, quindi che rimanda alla grafica di quel periodo, e di fatto il catalogo sintetizza i contenuti di cui parlano la band, sintetizza l'immaginario della band. È interessante vedere come non lo fa in maniera didascalica, ma lo fa sempre aggiungendo un'ulteriore narrazione, aggiungendo qualcosa di più a quello che già viene raccontato nella musica. Quindi ci sono tutta una serie di cose ricorrenti che, secondo il mio punto di vista, creano una sorta di grammatica visiva e quindi di conseguenza anche una scrittura e un linguaggio, come una vera e propria immagine coordinata. E con questa scrittura che in modo ironico ho definito flaga discopaxiana, Enrico Fontanelli contribuisce a creare, cioè anzi di fatto crea l'immagine visiva della band, traduce visivamente l'immagine di un territorio che è quello da molti definito Emilia Rossa, e contribuisce a portare avanti una transizione che parte dalla fine degli anni 70 con la New Wave di Vanguard, April Grayman, Catherine McCoy, eccetera, passando per le produzioni indipendenti di fanzine legate alla musica, e poi arriva alla grafica digitale, e lui lo fa in una determinata maniera, lo fa coniugando atteggiamento vernacolare e fai da te con uno spirito modernista, un interesse per il vintage con invece una visione più contemporanea, e poi con provincialismo e internazionalismo. Per concludere, un brevissimo video di 2-3 minuti che ho chiamato 164, che quindi idealmente si inserisce dentro il catalogo. È un video che ho fatto io, che documenta un viaggio che ho fatto in uno dei luoghi di cui parlano gli Flaga Disco Pax nei loro testi, e all'interno ci sono anche delle interviste. Thank you.
grazie a te. Viaggio particolare, diversificato, dai libri agli archivi digitali e anche fisici in Emilia Romagna, a Reggio Emilia, e non è stato troppo difficile perché ho capito dove dovevo andare a parare. È stato difficile più che altro interfacciarmi con il frontman degli Offlaga Disco Pax, che a un certo punto non ha più risposto. Dovevo fare un'intervista, dovevo mandarmi del materiale inedito e tante cose belle, e invece si è scusato di me, e poi ho detto, alla fine secondo me il lavoro sta su ugualmente, e quindi l'ho salutato anche io. E quindi è stato un po' così il viaggio per reperire il materiale, credo un viaggio abbastanza classico, da archivi digitali, da archivi fisici a libri. E ho anche persone che ho intervistato e mi hanno direttamente mandato loro delle cose, perché chiedevo alla fine di un'intervista, guarda, se ha qualche materiale facile mandarmelo, sono contento, in modo che io lo metto nella mia tesi, se è il caso di inserirlo. A proposito dell'eredità di quel periodo, New Wave mi chiedeva, giusto? Il periodo di New Wave Underground, si ritrova, secondo me, oggi come oggi, in alcuni ambiti. Loro, per come la vedo io, hanno colto quell'eredità.
lì e l'hanno resa, l'hanno attualizzata per quel periodo, con un linguaggio che era tipico di quel periodo, però senza dimenticarsi di lavori come per esempio mi è capitato di intervistare un progettista, chiamiamolo così, che si chiama Vittore Baroni, che ha fatto molti progetti negli anni 80 interessanti, underground, e credo che loro abbiano proprio colto quell'approccio. E lo si vede più che nella grafica, lo si vede nell'atteggiamento in cui anche creano questa immagine coordinata, che magari non sapevano neanche che la stavano creando, secondo me. Però di fatto l'hanno creata con un approccio fai da te e vernacolare, e però molto interessante. E qui, sì, questo. Quindi. Ok. Grazie. 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 Chiediamo 5 minuti. Tobia Ciabocchi, in qualità di direttore di questo istituto, conferisco diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica ed editoriale, indirizzo comunicazione, design per l'editoria, con la valutazione di 110 su 110.